you err and hebe a ha. Hedet sech herae haru nepet. Hemet ef chaper esu en jed en etet. Kemeti peheb nuter puri henet naaino tefmet nofere. Bayek, sia lode agli dèi. Pensavo di dover attendere anni prima di rivederti. Pace a te, Menehet. Come sta la tua famiglia? I miei bambini sembrano crescere a vista d'occhio. Mia moglie e io non abbiamo mai una pausa. E tu? Ci sono notizie di... Nessuna. Dimenticavo. Ci sono molte cose nella tua vita di cui è meglio non parlare. Perdonami. Vedo dalle tue vesti che sei stato promosso. Ah, è vero. Il gran sacerdote, per sua grazia, mi ha nominato suo secondo. E il mio rango non è la sola cosa ad essere cambiata. Dovresti vedere com'è il tempio. Mi porterai a fare un giro? Ma certo, ti ci porto quando vuoi. Pronto a vedere il nostro bellissimo tempio? Dopo di te, Menehet. O meglio, servo della dea. Menehet è sufficiente, tu sei uno di famiglia. È migliorato dalle rovine che ho visto l'ultima volta. Yamu ora ospita spesso cerimonie che mostrano il nostro stile di vita rustico e che attirano visitatori con più oro che buon senso. Una descrizione perfetta degli Alessandrini. Come la mettiamo con la tua fede? Ti confesso che a volte mi sento un po' a disagio. Sconfitto da una banda di furfanti, silenziosi come spettri. Zio Bayek! Zio Bayek! Ciao, zio. Tesori miei, perché vi siete allontanati da vostra madre? In braccio, zio Bayek! Avanti, non c'è bisogno di attaccare un uomo alle spalle quando si è in 4 contro 1. Tu ci hai detto di sfruttare ogni vantaggio possibile contro i nemici pericolosi. Già. E io sono molto pericoloso! Nascondetevi! Il viandante è sulle vostre tracce! Non andare di là, Naila. Dai fastidio ai sacerdoti. Naila. Bestia, preparati a morire per mano del più forte dei gladiatori, Soris. Soris, stai indietro! Keva, in nome degli dèi, che stai facendo laggiù? Volevo nascondermi, ma ora non riesco a uscire. Ho paura. Sta calmo. Ti tiro fuori di lì. Di qua, nella galleria. Grazie, zio Bayek! Va dritto.
Tuo padre vuole che tu vada a casa. Ma io voglio rimanere con te. Asina, vieni subito giù da lì. Ma è un posto perfetto per guardare le stelle. Solo i sacerdoti possono entrare qui, lo sai? Sì, ma io volevo vedere... Basta, vieni giù ora. Possiamo guardare le stelle dalla riva del fiume. Questo è l'ultimo bambino. Meglio dire a Menehet che i bambini stanno bene. Guarda qua. Il mercato è pieno di truffatori e tu mi dici che non puoi farci niente. Gli affari del mercato non mi riguardano. Dovresti parlare al mercante responsabile. Sacerdote, sei più falso delle tue mummie. Menehet, i tuoi figli sono al sicuro a casa. Ti ringrazio. Cosa voleva da te quello? Dei visitatori che hanno comprato oggetti sacri si lamentano quando il villaggio non ha più gatti morti da vendere. Non sono un mercante, ma spesso finisco per essere il bersaglio della loro rabbia. Bisogna mettere fine a questa storia. Sembra opera di un bambino. Questi gatti mummificati sono falsi. Non valgono nemmeno una dracma. Salve, sono... Sei venuto nel posto giusto. Qui troverai tutto quello che stai cercando. Sto cercando informazioni sugli idoli falsi venduti al mercato. Ne ho sentito parlare, ma non c'è niente di vero. Ora vattene, se non vuoi finire in grossi guai. Mia sorella mi ha detto che ha comprato una statuetta da te e si è rotta. Questi gatti... Parlami delle mummie finte in vendita. Non voglio farmi trascinare in questa storia. Mi manda Menehet. Col tuo silenzio insulti il suo sacro compito. Non voglio far adirare né lui né gli dei. Dobbiamo vendere merce di scarsa qualità o perderemo i nostri banchi. Per conto di chi? Non posso parlare qui. Vediamoci stasera, dove il villaggio lascia il posto ai campi. Levatevi di mezzo! Ah!
Wow! Wow! Meno male. Per fortuna ti sei presentato all'appuntamento. Vieni, siediti e beviamo un goccio di vino. Non ho tempo per questo. Ah, è una splendida serata. Godiamoci l'aria fresca per un po' prima di iniziare a parlare di affari. Non sono qui per l'aria fresca, mercante. Chi gestisce il traffico di idoli falsi? Sai, ecco, non è una storia semplice. Molti sono coinvolti in questo orribile crimine. Ma tutti loro ti diranno la stessa cosa. Compatisci chi si fida. Suo è il dolore più grande. Cerca il male e sarà sempre lui a trovare te. Navigando in acque ignote si rischia sempre di naufragare. Forse un uomo con le tue abilità merita un po' di fiducia. Parla, o subirai la stessa sorte dei tuoi amici. Non sarà affatto necessario. Fra le dune a sud-est di qui si trova l'accampamento dei banditi che preparano le finte mummie. Scommetto che ora andrai a distruggerlo. Meglio l'accampamento che la tua testa. Distruggendo quei falsi potrò ottenere il favore degli dèi. Per il Sombra, che disgrazia. Wow! Usare in pace.
Ah, eccoti qua. Ho sistemato il problema delle false mummie. Grazie. Come posso alleviare le pene di un vecchio amico? Stasera si terrà un grande spettacolo. La nostra dea Sekhmet difende il popolo dal caos di Isfet. Ma Pamo, il nostro campione, sembra scomparso. Il gran sacerdote incolperà me per la sua assenza. Vado a cercarlo. Sekhmet ti benedica. Abita vicino al mercato. Ma cercalo prima alla taverna. Mi addolora chiederti un altro favore. A Pamo piace farsi una bevuta ogni tanto. Deve essere Pamo. No. Come puzza di birra. Oh, grazie. Sono ore che cerco di convincerlo ad andarsene. Menehet. Ma è Pamu? Cosa gli è successo? Ha brindato troppo a Sekhmet e la cosa gli ha dato alla testa. Tutto ciò è un disastro. La gente è venuta dalla Terra Rossa e dalla Terra Nera per vederlo. Se doveva soltanto battersi, posso sostituirlo. Onore a te, Mijai. Tu mi stai davvero salvando la vita. Grazie. Vai dal Gran Sacerdote nel cortile del Tempio. Lui si occuperà del resto. Vostra grazia, vorrei battermi per Sekhmet. Tu non sei Pamu, è lui il campione di Sekhmet. Pamu è malato, si sta riposando al tempio. Bene, seguimi. Tranquillo. Sekhmet riceverà il giusto tributo. Fedeli di Sekhmet, colui che illumina le due terre con la sua fiamma, vi ringraziamo per aver preso parte a questa sacra notte. Vi invitiamo ad assistere alla nostra... Se i vostri cuori saranno pieni di crudeltà, allora Isfet, il malvagio, distruggerà la dea! E
condannerai Yamu a 100 anni di oscurità! Ma se i vostri cuori sono puri, allora la dea ci sorriderà, proteggendoci dall'oscurità del caos. Zio Bale è un grande guerriero. L'ho visto abbattere una belva. Da tempo immemorabile, Sekhmet la leonessa ci protegge dalla bramosia di Isfet. Devi vincere, zio! Isfet era un tempo sposo di Maat, la dea dell'ordine. Ma egli manomise la sua mirata. Io per nutrirsi delle anime e ha puntato su Sekhmet. Lo ha chiesto per la tala della giustizia. Egli ha famato. Dopo una battaglia di 20 giorni e 20 notti, Sekhmet respinse il signore del caos. Il guerriero di Sekhmet respinge il caos! Le zanne della leonessa squarciano il buio! La sua arma è forgiata nel fuoco di Sekhmet! La forza di Sekhmet guida il tuo braccio! La sua arma è forgiata nel fuoco di Sekhmet! Le zanne della leonessa squarciano il buio! Ti giuro che sembravi la dea sanguinaria in persona. Non avevo mai sentito la storia della battaglia fra la dea e Isfet raccontata dal sacerdote. Perché è una storia che ha inventato lui stesso. Non è conosciuta fuori da Yamu. Mi farebbe piacere se rimanessi con noi. Ma so che hai cose più importanti a cui pensare. Saluterò i bambini prima di andare. Fallo, gli mancherai. Sei sempre il benvenuto a Yamu. Spero che i tuoi viaggi ti portino ancora qui. Puoi tenere lo scettro e la maschera della dea. Sono simboli del rispetto dovuto.